la senti questa voce. Chi canta muore. Tanto non capirai. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa decima puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Un caro saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli e buon venerdì 6 settembre 2019. Allora, ci siamo, Bari nuovamente in campo domenica per il riscatto allo stadio Centro d'Italia, Manlio Scopigno di Rieti. Manlio Scopigno di Rieti, c'è Rieti Bari, puntata odierna dedicata a questo match con notizie, rubriche e ospiti in collegamento telefonico. Ci collegheremo anche con Rieti per le ultimissime sugli avversari di domenica, anche per conoscere meglio questi prossimi avversari dei biancorossi. Vi ricordo che potete da subito interagire con noi, un unico numero come ormai da qualche giorno per contattarci e per mettervi in contatto, il 393 949 7483, ripeto 393 949 7483, per i vostri messaggi WhatsApp ma anche per le vostre chiamate. Potete anche scriverci ovviamente come sempre sulla nostra chat, sulla chat di Spreaker. Allora veniamo subito al sondaggio odierno, che come ogni venerdì riguarda il prossimo match del Bari, quindi il pronostico, come finirà Rieti Bari. Fate il vostro pronostico, sarà la gara del riscatto per il Bari, quello che tutti ci auguriamo. Entriamo ancora di più in clima partita con le notizie dagli allenamenti, per cercare anche successivamente di individuare la probabile formazione anti Rieti, ma prima leggiamo il report, l'ultimo report riguardante la seduta di ieri, seduta che è iniziata alle 15. Ovviamente l'orario non è casuale, perché il Bari giocherà appunto alle 15 contro il Rieti, quindi per far abituare anche a determinate temperature i calciatori del Bari. C'è stata una corposa parte tattica, poi anche un lavoro specifico sui calci piazzati. In gruppo Alessio Sabbione, che quindi è arruolabile per la partita di domani. Prima seduta di lavoro per i nuovi compagni, anche per Avua. Lavoro differenziato invece a scopo solo precauzionale per Bruno Cascione, mentre Foloruncio continua il suo lavoro di recupero. C'è una tabella personalizzata, ovviamente i tempi sappiamo che non saranno brevi. Per quanto riguarda quest'oggi, è in programma una seduta di lavoro pomeridiana che verrà svolta a porte chiuse. Anche ieri si è lavorato a porte chiuse, ovviamente è una logica e triste conseguenza di quello che è accaduto anche al mister Cornacchini. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate, questa aggressione verbale subita dal mister prima dell'allenamento. Quindi sicuramente la decisione di allenarsi a porte chiuse, decisione triste, perché comunque una squadra ha sempre bisogno del calore dei propri tifosi, ha sempre bisogno di essere supportata. Sicuramente è una sconfitta per tutti questa decisione del club di allenarsi a porte chiuse, però magari ci può essere anche il risvolto positivo, magari riusciranno a fare un po' più quadrato, a concentrarsi di più, quindi magari cerchiamo di cogliere qualche aspetto positivo. Bene, vediamo la formazione, la probabile formazione anti Rieti. Io non credo ci saranno tantissimi cambiamenti, perché comunque contro la Viterbese è difficile trovare qualcuno che abbia fatto bene, quindi una rivoluzione mi sembra quantomeno difficile. Io provo a ipotizzare un 4-3-3, spero che sia un 4-3-3. Linea difensiva con Frattali in porta, linea difensiva con Berra, Perrotta, Di Cesare e Costa. Abbiamo sentito di Sabbione, che è entrato in gruppo soltanto ieri, quindi non si è allenato benissimo, tra l'altro non ha neanche brillato, quindi io ipotizzo appunto Perrotta, Di Cesare, coppia centrale con Costa e Berra su terzini, i due terzini. A centrocampo difficile vedere dall'inizio
i nuovi arrivi Bianco e Avua, quindi penso al centrocampo Amlili, Schiavone, Scavone, e in attacco, visto che parlavamo di un 4-3-3, penso, ipotizzo Terrani, Tursi, Antenucci con, ci mettiamo tra parentesi Floriano, magari se sta bene, comunque qualcosina di buona l'ha fatta vedere anche contro la Viterbese, magari potrebbe partire anche lui dall'inizio, quindi ipotizzo una staffetta magari tra Dursi e Floriano, Antenucci ovviamente inamovibile. Intanto domani alle 11:30 conferenza stampa di Cornacchini, sicuramente oltre che parlare del match si parlerà tanto anche di quello che è successo in settimana, degli umori della piazza, quindi conferenza stampa molto molto interessante, ripeto, partirà alle 11:30 questa conferenza stampa del mister. Vediamo qualche messaggio, se c'è qualche messaggio. Allora, i pronostici, Alessio dice 0-3 per il Bari, è troppo magari sarebbe proprio un toccasana per tutto l'ambiente, una vittoria convincente del Bari a Rieti. Dicevamo, andiamo avanti, rassegna stampa, Gazzetta del Mezzogiorno, Bari col fiato sul collo alla ricerca del riscatto, missione Rieti, Cornacchini deciso a rivedere difesa e mediana, Berra sulla corsia destra al posto dell'adattato Kupic, potrebbe anche scattare l'esordio di Perrotta al fianco di Capitan di Cesare. Quindi diciamo che sulla Gazzetta del Mezzogiorno sono più o meno dello stesso mio avviso, quindi con Perrotta dal primo minuto. Intanto c'è Boris che ci scrive: a Rieti il Bari deve vincere, spero in una doppietta di Antenucci, voglio vedere una reazione da parte della squadra. Ed è quello che tutti vogliamo, una reazione, quando non dico a livello di gioco, quantomeno a livello di carattere. Vogliamo vedere un Bari lottare, un Bari cercare con qualsiasi mezzo la vittoria. Passiamo ora alla Gazzetta dello Sport. Bari allarme in difesa. Questa è la pagina regionale, perché c'è anche un articolo oggi sull'edizione nazionale. Entrambi gli articoli sono di Franco Cirici. Dicevamo, pagina regionale: Bari allarme in difesa. Sono troppi gol subiti per errori individuali. Se le reti finora incassate fra Serie C e Coppa, lo scorso anno in Serie D il reparto era stato il migliore. Ci sono un po' di numeri, un po' di curiosità, ovviamente tutte da leggere. Articolo, come detto, di Franco Cirici. Mentre sull'edizione nazionale si parla delle squadre, diciamo delle big che sono nelle serie inferiori, c'è questo articolo: Rinascita De Laurentiis, Antenucci, gol al sicuro. Avete una presentazione, diciamo, di quello che è il Bari in questa Serie C, con cose che comunque noi già conosciamo. Bene, ora in attesa di perfezionare il primo collegamento telefonico, io mi soffermerei su quanto detto, quanto scritto sulla Gazzetta, di questi errori difensivi e con la differenza rispetto all'anno scorso, dove in Serie D si subiva poco. Beh, diciamo che gli avversari erano anche diversi. Avevano un atteggiamento diverso rispetto a quello che stiamo vedendo in questo inizio di campionato. Insomma, Sicula Leonzo e Viterbese, pur difendendosi, comunque hanno provato in qualche modo a far male al Bari. Invece, molte volte lo scorso anno vedevamo delle squadre che già erano battute in partenza. Quindi, sicuramente da parte delle avversarie in questa Serie C c'è uno spirito diverso. Bene, siamo giunti al momento del primo collegamento, lo spazio dedicato ai numeri, alle storie, alle curiosità biancorosse. Ci dice tutto il giornalista statistico, io lo definisco così ormai, della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano, ben ritrovato. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora Massimiliano, facciamo un passo indietro, ne stavamo parlando poco fa. Come commentiamo questo passo falso del Bari contro la Viterbese? Assolutamente non pronosticabile, o forse no? Non pronosticabile assolutamente, dal mio punto di vista, severo nel risultato, ma tutto sommato giusto, perché il Bari non ha giocato, perché la Viterbese è una squadra di categoria, se non ricordo male lo avevamo detto la scorsa Sì. settimana, è una squadra che si è messa lì, ha atteso il Bari e lo ha infilato in contropiede. Peraltro Dunkara deve avere un conto aperto con il Bari perché, oltre ad aver segnato 3 gol nelle prime 2 gare di questo campionato, aveva già segnato con il Crotone nel settembre del 2016, il tecnico era Davide Nicola. E il Crotone vinse 4-1. Io vidi come inviato quella partita e Dunkara per 70 minuti letteralmente imperversò nell'area del
bianconessa e segnò il primo gol e fece segnare anche a Stojan il secondo. Stojan, peraltro, un ex biancorosso. Mi rendo conto del fatto che Dunkarà ha segnato soltanto 4 gol in Italia e bene 3 li ha segnati al Bari. Ci vuole bene l'attaccante ora alla Viterbese. Massimiliano, sconfitta che ha aumentato a dismisura i malumori della piazza, sono ormai tantissimi tifosi che chiedono la testa di Cornacchini. Diciamo che non c'è un bel clima attorno a Bari in questi giorni. Beh, non c'è un bel clima e questo dal mio punto di vista è sbagliato, perché per fortuna nulla è compromesso e soprattutto ci sono ancora 36 partite, quindi in teoria tutto può accadere e a tutto si può rimediare. È vero, le nostre più dirette concorrenti, vediamo il Catania, la Ternana o anche la Regina, stanno facendo comunque punti, stanno andando avanti. Sono Catania e Ternana sono un punteggio pieno proprio insieme alla Viterbese, se non ricordo male. Sì. E però toccherà anche a loro, per forza di cose, attraversare un periodo no. Speriamo che per il Bari sia soltanto questo. Ecco, la squadra deve assestarsi. Il general manager Matteo Scala credo abbia chiesto tempo in questa settimana. Sì. Il club manager ha chiesto tempo. Ha blindato Cornacchini. Dovrebbe dare tranquillità alla squadra e al tempo. Speriamo. È ovvio che però tutto dipende dai risultati e probabilmente in questo caso anche dalla qualità del gioco, che finora non è stato eccellente, anzi, e poi dipende anche da molti altri fattori, perché è ovvio che il Bari non può permettersi comunque di fare altri passi falsi. Perdere a Rieti, che lo ricordiamo, finora non ha guadagnato neanche un punto e ha perso le prime due partite, e la prima l'ha persa in casa contro una nostra, tra virgolette, diretta concorrente, con la Ternana, perdendo 3-1. Perdere a Rieti per il Bari significherebbe incrinare ancora di più il rapporto con i tifosi, che però hanno tutto il diritto di criticare, ma lo devono fare nei limiti consentiti, ecco, senza eccedere in volgarità o scene di cattivo gusto come quelle che si sono viste allo stadio purtroppo durante la settimana. Massimiliano, ma deve essere civile, assolutamente sì, e comunque tutti devono continuare a fare le proprie critiche e osservazioni, questo deve essere sottolineato, questo è sacrosanto. Da parte dei tifosi e da parte dei giornalisti, soprattutto chi paga il biglietto, chi paga l'abbonamento ha tutto il diritto di manifestare il proprio scontento nei limiti della civiltà. Assolutamente sì. Massimiliano, in settimana si è concluso il calciomercato con gli arrivi di Bianco e Abua. Che bilancio si può fare? Soddisfatto di questo calciomercato del Bari? Che voto diamo? Allora, io calciomercato è ovvio, sulla carta io darei un 7-7,5, non un voto altissimo, perché attendo tutti questi giocatori di nome, li attendo all'esame della C. L'esame del campo. Anche Bianco viene da una squadra dei buonissimi campionati con il Perugia in Serie B. Certo, lui conosce l'ambiente e quindi saprà calarsi più velocemente nel contesto biancorosso. Al mercato, dell'ultimo giorno, un 6,5. Probabilmente avrei viste le prime due prestazioni del Bari e anche le due di Coppa Italia, avrei pensato anche a qualcosa in difesa. Soprattutto sulle fasce, i due esterni mi sembrano un po' non molto coperti, non in forma, dai, diciamo così, non sono in forma, non in forma. Credo che il Bari abbia pagato contro la Viterbese soprattutto una forma ancora approssimativa, quindi finora da questo momento in poi potrà soltanto migliorare la forma, speriamo, anche qualche scelta tattica un po'. Guai.
Veniamo a questo match tra Rieti e Bari. Come hai già detto la settimana scorsa, non ci sono precedenti. Possiamo aggiungere qualche particolare oppure assolutamente nulla di nulla? Beh, da segnalare. Io come al solito sono andato a cercarmi qualche, come dire, qualche curiosità della sfida. Sì. E ho trovato per esempio 4X, un paio dei quali, ecco, hanno una buona storia da raccontare. Il Vai. Primo è sicuramente Guido Tavellin, che ha giocato nel Bari e ha allenato il Rieti nel 1966-67, subentrando durante la stagione, insomma. Sì. E Tavellin è colui il quale il 21 settembre 1947, quindi stiamo parlando di 72 anni fa, firmò il gol che permise al Bari di battere allo Stadio della Vittoria il Grande Torino. Teniamo presente che Tavellin aveva anche combattuto la Seconda Guerra Mondiale, aveva combattuto per circa un anno e mezzo sui fronti di Francia e Nord Africa, e quindi quel giorno fu un giorno di gloria per lui, peraltro in una squadra che l'anno prima era giunta settima in campionato in Serie A, che è tuttora il miglior risultato conseguito dal Bari nella propria storia. Settimo posto in Serie A nel 1946-47. Il campionato 47-48, seconda giornata, il Bari batté il Grande Torino, che poi sarebbe, purtroppo, sarebbe scomparso nella tragedia di Superga poco più di un anno e mezzo dopo, ecco, nel 4 maggio 1949. Ecco, come detto, sfida inedita appunto questa tra Rieti e Bari. Hai nominato qualche ex, così a livello di sensazioni. Tra gli ex devo ricordare, ma credo di aver già fatto cenno la scorsa settimana, a Giuseppe Valenti, che molti però almanacchi portano come Valente, che è un giocatore del Bari, che ha giocato nel Bari addirittura 66 partite, segnando un gol alla Pro Patria negli anni 40. Negli anni 30, dal 1931 al 33, e lui ha allenato il Rieti, anche lui è stato un allenatore del Rieti. E poi ci abbiamo un ex, diciamo abbastanza fresco, che è Antonio Balzano, che ora al Pescara, un terzino, diciamo così, sì, che sì. È cresciuto nelle giovanili del Bari, che con Carboni ha totalizzato una presenza in biancorosso in prima squadra nel 2004-2005 e che con il Rieti ha disputato la Serie C2, 14 gare in C2 nel 2006-2007. Un Rieti che fu sfortunato perché al termine di quella stagione retrocesse in D dopo aver perso le semifinali dei playout. Chiudo, l'ultimo ex di cui ho notizia è Giovanni Pallavicini, che era un attaccante, 7 partite in A col Bari nel 1948-49, e mentre il Bari lo prese proprio da Rieti, in cui in Serie B, che all'epoca, subito dopo la guerra, era divisa in gironi, in due stagioni di Serie B, girone C di Serie B, aveva totalizzato con il Rieti 10 gol in 42 partite. Perfetto, perfetto, bellissime queste chicche, queste statistiche di Massimiliano Ancona. Arbitro del match sarà Daniele Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dall'assistente Francesca Di Monte di Chieti e Stefano Lenza di Firenze. Cosa sappiamo su questo arbitro? Allora, questo arbitro non ha molta esperienza nel girone C di Serie C, infatti sarà la sua quarta partita in assoluto. Teniamo presente che lui è nella Cannes di C dalla scorsa stagione, quindi questi siamo all'inizio della seconda stagione per lui. Finora nel girone C di Serie C ha arbitrato altre 3 partite. L'ultima, se non ricordo male, è stata proprio domenica scorsa, Virtus Francavilla Regina, terminata 1-1. Ha il cartellino facile: in 3 partite di Serie C che ha arbitrato nel girone C ha sventolato ben 14 cartellini gialli, compresa una doppia ammonizione e quindi un'espulsione. Quindi
viaggia una media di almeno 4 cartellini gialli a partita, che comunque non è una media incoraggiante da questo punto di vista. E ha arbitrato quest'anno anche in Coppa Italia di C, ha arbitrato anche Triestina Cavese in Ica 3-1. Lui ha 32 anni, se ne dice un gran bene, è stato anche promosso abbastanza giovane nella Cannes di C, e quindi vediamo un pochino quello che ci proporrà, come arbitrerà. Abbiamo avvisato tifosi e calciatori del Bari, insomma, di stare attenti, perché è un arbitro dal cartellino facile. In chiusura, Massimiliano, quali le insidie di questa partita contro il Rieti? E tu credi che sia, un po' meno il tema di oggi, vedremo un riscatto del Bari? Ti aspetti un riscatto del Bari, oltre che sperarlo, ovviamente? Io credo che, almeno dal punto di vista del risultato, il riscatto sia obbligatorio. Poi potremo discutere, perché è ovvio che il bel gioco o gli automatismi difensivi, offensivi, non si creano in 7 giorni. Però è ovvio che il Bari, se non dovesse fare il risultato pieno a Rieti, le cose per il Bari non andrebbero sempre verso il peggio, insomma. Quindi la panchina, pur puntellata dalla società, la panchina di Cornacchini tornerebbe a traballare, tanto più che poi nel posticipo della giornata successiva arriverebbe a Bari la Regina, che è una delle squadre più accreditate per il successo finale, quindi per la promozione. Io ritengo che la più forte, almeno sulla carta, sia il Catania in questo momento, perché ha cambiato poco e nulla e ha un allenatore che ha vinto un paio di volte la Serie C, quindi la conosce bene. Ed è in grado, è un ex del Bari, che è Andrea Camplone, certo. Lui l'ha vinta, io l'ultima volta che lui l'ha vinta la Serie C era al Perugia, proprio nel girone centro-meridionale, perché non dimentichiamo che 3-4 anni fa c'erano soltanto due gironi, uno settentrionale e uno centro-meridionale, certo. E al termine di un duello notevole a distanza, durato tutto il campionato, con il Frosinone di un altro ex che è Stellone, lui ebbe la meglio, pareggiò 1-1, a Frosinone finì 1-1, a Perugia vinse il Perugia 1-0, era il 4 maggio del 2014 e il Perugia ritornò in Serie B, e quindi anche il Perugia era ripartito dalla Serie D e aveva fatto tutta la scalata. All'epoca c'era anche la C2, quindi, quindi bisogna anche tenere presente di tutti questi dati, che aveva dovuto vincere un campionato in più per salire in Serie B. Io credo che a Rieti sia obbligatoria una riscossa del Bari, ripeto, anche dal punto di vista soltanto del risultato. L'ultima volta, per dire, che il Bari ha perso in Serie C in casa sul campo risaliva al gennaio 1977. Bari Alcamo 0-1, gol di Falce, peraltro io avevo 8 anni, quella partita l'ho vista, me la ricordo come in un sogno, anzi era un incubo, perché in effetti va bene, perché qualcuno potrà dire, perdonami, qualcuno potrà dire, ma il Bari ha perso in casa anche con la Ternana nell'83-84. Il Bari non perse in casa con la Ternana, vinse in casa 1-0, rigore di Messina. Poi ci fu una lattina che colpì un difensore della Ternana, Ratti, e il giudice sportivo diede il 2-0 alla Ternana. Quindi quella sconfitta non fu sul campo. Ma l'ultima sul campo in Serie C del Bari risale al 1977. Quindi stiamo parlando di 42 anni fa. E hai fatto bene, volevo dirti, sì. Un'ultima chicca, sempre sì. Nell'ultima Serie C, il Bari vinse la prima in trasferta 2-1 con la Civitanovese, pareggiò la seconda in casa con la Salernitana 1-1 con Di Lopez, vinse la terza sì, a Rende 2-1 con gol di Galluzzo e Messina. Questo è tutto. Perfetto, io con questo ringrazio il giornalista della Gazzetta dello Sport, Massimiliano Ancona, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Massimiliano, grazie mille, alla prossima e forza Bari.
buona serata e buon ascolto a tutti gli ascoltatori. Grazie a Massimiliano Ancona. Ciao Massimiliano. Ciao. Bene, questo Massimiliano Ancona, ma siamo già pronti per il secondo collegamento di giornata per conoscere i prossimi avversari del Rieti. Siamo in linea con il giornalista del Corriere dello Sport, Marco Ferroni. Buon pomeriggio Marco e benvenuto qui a Tanto Non Capirai su Radio Biancorossa. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Marco, campionato del Rieti che non è iniziato benissimo, ne parlavamo prima, raccontaci queste prime due giornate. Beh, sicuramente non è iniziato con il piede giusto, i risultati non depongono di certo in favore della Rieti, una squadra che è rimasta ancora in costruzione, diciamo così, sia dopo le gare di Coppa Italia che dopo la prima giornata. Sono arrivati nel mercato finale, in primi giorni di mercato, tre nuovi acquisti, ovvero l'attaccante Belek, il difensore Esposito e il centrocampista ex Monopoli Zampa, per rimpolpare un po' il parco over della squadra di Alberto Mariani, per dare un po' più di qualità e di esperienza alla squadra. Peccato per l'infortunio di Alessandro Marchi, che probabilmente avrà per qualche mese, si teme un po', una lesione anche seppur parziale del crociato anteriore, quindi questo insomma è un po' il bollettino delle ultime ore. Un Rieti che chiaramente si trova anche a dover fare i conti con un calendario in questa prima fase di stagione sicuramente non agevole: iniziare con la Ternana, proseguire con una neopromossa, ma comunque una squadra ben organizzata con il Bicerno, e poi adesso un ciclo terribile aperto che si aprirà domenica alle 15 con il Bari, proseguirà con Casertana, Potenza e Catanzaro, quindi insomma sicuramente non la situazione migliore per questo Rieti per provare a decollare. Ma in queste prime due partite, un Rieti che ha demeritato, cioè come sono andate queste partite? Ma per guarda, capirci, perché sono a zero punti? Diciamo così, le due sconfitte sono figli anche di episodi di certo non favorevoli. Contro la Ternana, soprattutto in campionato, c'è stato un mezzo autogol e soprattutto un eurogol, quello di Russo, quello che ha un po' tirato la strada alla Ternana, che sicuramente mette i piedi in credito con la buona sorte. Contro il Bicerno, sicuramente una squadra che poteva fare qualche cosa di meglio, anche se poi la dinamica della partita, insomma, l'abbiamo vista tutti. Insomma, un Bicerno che ha tentato chiaramente di portare a casa i primi punti della storia sul proprio terreno di gioco, e quindi questo forse ha fatto, diciamo, si è un po' fatto la differenza. È un Rieti chiaramente che in questa prima fase si è dimostrato acerbo sotto tanti aspetti, perché ancora non è completo. La speranza chiaramente è che queste ultime ore di mercato possano aver portato dentro i giocatori necessari per consentire a Mariani di avere sostanza e qualità in ogni reparto, e qualche ricatto in più che è mancato in questa prima fase, ovvero una panchina molto giovane, una panchina costruita principalmente con molti elementi provenienti dalla Salernitana. Ormai c'è questo trade union quest'anno, e quindi c'è stata un'entratura pesante sotto questo punto di vista, che i tifosi non hanno gradito fino in fondo, soprattutto per la qualità di quello che è arrivato nella prima parte. Marco, ti chiedo: Rieti allenato da Alberto Mariani, che tipo di tecnico è e come fa a giocare la propria squadra? Allora, Alberto Mariani è un tecnico, tra l'altro, che ha la sua prima esperienza in Serie C con una squadra da primo allenatore, perché negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, ha allenato principalmente settori giovanili importanti come quello della Lazio, come quello della Salernitana. È subentrato qualche volta agli allenatori esonerati, l'ha fatto un po' da traghettatore, soprattutto alla Salernitana, quando ci sono stati gli esoneri, per esempio, di Colantuone e di Grecucci, ma questa è la sua prima vera esperienza. Infatti nella conferenza stampa di presentazione disse: ora voglio, diciamo, iniziare un nuovo percorso dopo aver lavorato con i giovani, credo sia il caso, il momento di mettermi, diciamo, in gioco sotto un'altra veste. È un allenatore che predilige molto il gioco offensivo, 4-3-3 è sicuramente il suo bollino, e nel suo curriculum lo utilizza spesso, però va detto che in questo momento il 4-3-3 non è sicuramente un modulo che si adatta a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione, e si sta pensando seriamente di fare un passo indietro, perché in queste prime due giornate Mariani ha adottato un 4-3-1-2
che non ha messo bene in risalto le caratteristiche di alcuni giocatori come, come Diebre, l'ex Rimini, che è sicuramente o un terzo d'attacco o un quinto di centrocampo, non di certo una mezzala. E questo chiaramente ha un po' condizionato anche le prestazioni del giocatore. È molto facile e molto probabile che contro il Bari vedremo Rieti che tra un po' andremo alla scoperta, insomma, del probabile 11. Vi ricordo che siamo in diretta col giornalista del Corriere dello Sport Marco Ferroni. Hai fatto qualche nome venendo alla rosa a disposizione di Mariani, i tre giocatori migliori, i tre più forti, i tre calciatori da tenere d'occhio? Ma sicuramente per la difesa Zanchi, per il centrocampo in questo momento diciamo Zampa perché Marchi è infortunato, per l'attacco abbiamo una, diciamo così, una certezza a Rieti che si chiama Francesco Marcheggiani, un attaccante che insomma Rieti ha lasciato il segno ma viene dalla Serie D. C'è una scommessa che si chiama Leo Bedek, staremo a vedere, quindi diciamo ti do due garanzie e una scommessa. È un punto interrogativo. È un punto interrogativo. Venendo alla partita, ti chiedo quindi come potrebbe schierarsi la squadra di Mariani, quindi il probabile 11. Defezioni, ne hai parlato solo di una defezione, ce ne sono delle altre, qualche squalificato, qualche altro che non è al top? No, squalificati non ce ne sono, l'unica defezione reale è quella di Alessandro Perfetto. Marchi, abbiamo detto sarà un lungo reggente, quindi comunque è un'assenza che si protrarrà nel tempo. Per il resto tutti a disposizione di Alberto Mariani, un Mariani che in questi ultimi due giorni ha provato con insistenza la difesa 3, una difesa 3 con Zanchi, Aquilanti e Capigliani, e un centrocampo chiaramente a 5 con Esposito e Chiebre dalla parte opposta a formare due quinti, in mezzo con Zampa ci sarà anche Tirelli e ci sarà anche l'ex Salernitana Marino, un 2001 davvero, davvero interessante. In attacco l'esordio scontato di Leo Beretta a fianco di Francesco Marcheggiani, quindi un 3-5-2 che sicuramente è inedito per questa prima parte di stagione, ma non è inedito contro il Bari. I tifosi del Bari staranno sicuramente facendo la stessa osservazione, perché in pratica tutte nelle prime due partite abbiamo affrontato squadre che hanno giocato col 3-5-2, e ora tu ci dici che Mariani cambierà modulo probabilmente perché avrà visto le partite precedenti del Bari. Diciamo anche una cosa, una squadra come Rieti che deve comunque cominciare a muovere la classifica, deve fare punti, e soprattutto che si ritrova di fronte una corazzata come il Bari, non diciamo al netto delle scaramanzie, ma è chiaro che il Bari di quest'anno diventa una fuoriserie per molti, anche perché ha detto ai lavori, è una squadra che ha investito molto e può investire ancora tanto, una squadra che si presenta con un giocatore come Antenucci in attacco, è chiaro che viene temuto al punto tale da aver creare per forza di cose densità a centrocampo e una difesa che possa difendere a 5 quando poi c'è da dispiegare. Quindi credo che sia forse la logica conseguenza questa di una squadra che è temuta fortemente e che difficilmente, io mi espongo anche su questo, difficilmente sbaglia due partite di fila, e quindi diciamo che il Rieti potrebbe diventare anche una vittima sacrificale, però come ha insegnato la Viterbese, poi le partite iniziando bisogna da 0-0, certo. tutto non è mai da affrontare, quindi questo assolutamente. Quindi ci aspettiamo, insomma, un Rieti che aspetterà il Bari per colpire in contropiede, insomma, dovrebbe essere questo, diciamo, un po' il canovaccio della partita. Questo, anche questo diciamo che è un po' un marchio di fabbrica di Mariani, che lo ha sempre, diciamo, si ha sempre detto che nella necessità l'obiettivo era, diciamo, di contenere e ripartire rapidamente per cercare un po' di prendere in contropiede l'avversario. Quindi diciamo non scopriremo nulla di nuovo neanche sotto questo punto di vista, quindi staremo a vedere. Sarà una partita, secondo il mio modo di vedere, bella ed interessante proprio per questi punti tecnici e tattici. Sarà una bella partita perché per Rieti questa è la prima volta vera contro una squadra. Ecco, a tal proposito mi stai fornendo un assist. Che aria si respira in città per questa partita? Che clima c'è in vista di questo arrivo del Bari a Rieti? Ma sicuramente c'è molto fermento, c'è una prevendita che va veramente bene. Da Bari sono stati già acquistati più di 500 biglietti, questo è il dato che abbiamo alle 12 odierne. Ieri sera erano 460 biglietti alle 19, oggi abbiamo già superato quota 500 e la proiezione è che si possa andare almeno sui 1000, perché poi vanno considerati tanti tifosi del Bari che lavorano in zone limitrofe a Roma e diciamo nel centro Italia, che magari appartengono a corpi armati, forse dell'ordine in generale, quindi insomma
ci sono molti vostri conterranei che abitano, lavorano e vivono dalle nostre parti. Io sono convinto che poi alla fine il settore ospiti potrà superare abbondantemente quota 1000 e quindi ci sarà un bellissimo colpo d'occhio per uno stadio che fino a qualche anno fa era diventata casa degli Azzurri Under 21, lo stadio Mario Scopigno, che vuole provare a tornare ad essere un po' protagonista dopo qualche anno un po' di oscuramento. Ecco, Marco, hai parlato dello stadio, questo stadio come è strutturato, quindi c'è un settore ospiti, la capienza, a noi ci interessa sapere anche questi dati qui. Assolutamente sì, è uno stadio che in questo momento può ospitare fino a 8.000 posti. Ci sono sono fruibili le due tribune lunghe, quindi la tribuna riservata ai tifosi del Rieti e la tribuna stampa, si chiama tribuna Valle Santa, tribuna Ovest. La tribuna riservata ai tifosi del Bari è la tribuna Est o tribuna Terminillo, perché dà proprio a ridosso della montagna che sovrasta la città. Ci sono 4.000 posti fruibili nel caso in cui magari da Bari si voglia organizzare un vero e proprio esodo. È uno stadio comodo e un po' all'inglese, visto che non c'è la pista di atletica leggera, e quindi è l'ideale per assistere a una partita di calcio, questo assolutamente sì. Infine, Marco, ti chiedo dal punto di vista meteorologico cosa dobbiamo aspettarci, cosa devono aspettarsi i tifosi del Bari che raggiungeranno Rieti, ma anche i calciatori del Bari. Purtroppo le condizioni meteo previste per la giornata di domenica, almeno dalle 12 alle 17, porta pioggia o comunque in un tempo piuttosto coperto, quindi non sarà sole, non sarà temperatura mite, però alla fine lo stadio è coperto, quindi i tifosi del Bari possono, sotto questo aspetto, perlomeno avere la comodità giusta per poter assistere senza problemi alla partita. Perfetto, perfetto. Io con questo ringrazio il giornalista del Corriere dello Sport, Marco Ferroni, per essere intervenuto ai nostri microfoni. Marco, grazie mille, buon lavoro, buona partita e alla prossima. Cioè, ci sentiremo per la gara di ritorno. Io ringrazio voi, se sarete domenica allo stadio ci conosceremo di persona, sarà importante, bello e simpatico, viverla insieme, questo Rieti Bari, che ricordiamo per Rieti è la prima volta. Un attimo, scusami Marco, scusami. Sì. C'è una domanda per te da parte di un tifoso, al volo, te la giro. Lo sciopero del tifo dei tifosi del Rieti prosegue anche domenica contro il Bari, e qual è il motivo? Io non so nulla di questa storia qui. Ma ve la racconto brevemente, intanto sì. Faccio un preambolo: non c'è alcun tipo di sciopero, era stato indetto per la partita con la Ternana lo sciopero del tifo, perché la riapertura della tribuna riservata ai tifosi ospiti aveva creato polemiche, perché il tifoso del Rieti diceva hanno più posti a disposizione i tifosi ospiti che non quelli di casa, e da lì era un po' scatenata una polemica, uno sciopero bianco, qualcosa del genere. In effetti le due tribune, pur essendo della stessa grandezza, quella riservata ai tifosi del Rieti contiene 400 spettatori in meno, perché comunque c'è la tribuna VIP, la tribuna stampa, la sala stampa e quant'altro, certo. E questo aveva un po' creato dei malumori, perché poi tra le altre cose va detto che le due curve in questo momento sono chiuse perché fungono da zone cuscinetto, quindi i tifosi nello stesso tempo rivendicavano la riapertura della curva, la curva nord, e la possibilità di avere tifosi ospiti sì, ma con un numero inferiore. Mm-hmm. È chiaro che questo ha creato anche un bel paio di polemiche all'interno della società, perché la società stessa dice: ma a me che tengono 4.000 da Bari non mi interessa, sono contento, li accogliamo. Chiaramente la società fa anche l'incasso e c'è un bel colpo d'occhio, quindi questo poi era tutto, era il tourbillon. Quindi non ci sarà lo sciopero, ci saranno anche i tifosi assolutamente no, ci saranno anche i tifosi del Rieti. Perfetto. Il calcio è bello per questo, quindi. Perfetto, abbiamo dato anche questa notizia. Marco, ti ringrazio, veramente molto molto interessante averti avuto il nostro ospite. Grazie, alla prossima, grazie. Buon lavoro. A voi, alla prossima. Ciao, grazie mille. E allora, questo Marco Ferroni da Rieti ci ha detto tante cose interessanti e puntuali. È arrivato un messaggio che vado a leggere, mi ha quasi rubato quello che stavo per dire. Gianni ci scrive: e ti pareva che contro il Bari cambiavano modulo? Ormai hanno capito tutti come metterci in difficoltà. Comunque spero che non facciamo diventare fenomeni anche quelli del Rieti. Mi aspetto almeno una reazione d'orgoglio da parte dei nostri, a prescindere dal modulo o da Cornacchini. Beh, ma
È ovvio, se tu vedi che la Sicula Leonzio ha messo in difficoltà il Bari col 3-5-2, stesso discorso ha fatto la Viterbese, ovviamente il tecnico della De Rieti ha cambiato modulo da 4-3-3 a 3-5-2, proprio difesa a 3, l'ha detto chiaramente il giornalista, quindi è evidente che ha visto, ma ci sta, noi dobbiamo metterci anche nei loro panni, hanno bisogno di punti e quindi hanno visto come gli altri hanno fatto punti e ci sono andati vicino come la Sicula Leonzio, quindi proveranno anche loro a fare questo tipo di discorso, quindi ci sta e speriamo. Il Bari, insomma, se il Bari sfrutta al meglio i suoi giocatori, fanno una partita decente almeno dal punto di vista tattico, dell'ordine tattico e della voglia, insomma, Rieti può giocare pure con 20 difensori centrali, alla fine il Bari la partita riesce a vincere, però se il Bari non gioca perché contro la Viterbese non hanno giocato, poi puoi perdere anche a Rieti, cioè se, sia chiaro, cioè, se il Bari va a fare la stessa, dobbiamo dirlo, se il Bari va a fare la stessa prestazione che ha fatto contro la Sicula Leonzio, che ha fatto contro l'Avellino, che ha fatto contro la Viterbese, il Bari perde anche a Rieti, cioè possiamo perdere con chiunque. Altra cosa, se il Bari gioca da Bari, o comunque sia, non dico da Bari, come ha dimostrato per esempio nel triangolare di Salerno, come ha dimostrato nella partita contro il Pisa, se il Bari fa quel tipo di partita, può vincere con chiunque, può tranquillamente vincere anche il campionato. Però se continuiamo a vedere degli spettacoli indegni come quelli delle prime tre gare ufficiali della stagione, Coppa Italia compresa, sicuramente insomma, la figuraccia è dietro l'angolo. Bene, veramente tutto interessante anche il discorso tifo affrontato con Marco Ferroni da Rieti, quindi tanti tifosi del Bari ci saranno. Ci saranno a Rieti, quindi addirittura si potrebbe arrivare anche a 1.000 tifosi del Bari, e questo è un dato importantissimo. Allora, è veramente tutto per quest'oggi e per questa puntata di Tanto non capirai qui su Radio Biancorossa. Vi ricordo gli appuntamenti e la programmazione di Radio Biancorossa nel weekend. Domenica torna Prendiamoci un tè caldo, quindi prima puntata di questo programma che va in onda nell'intervallo del match delle partite del Bari. Con me ci sarà Antonio Fioretti, quindi scoprirete anche questa new entry di Radio Biancorossa, Antonio Fioretti, mentre al triplice fischio ci sarà una nuova puntata di Gireremo lo Stivale, commenti a caldo in compagnia dei tifosi di un Bari club. Tanto non capirai, torna invece lunedì alle 14:15, dove tutto questo sempre nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Tanto non capirai.